Io volevo salutare tutti, sono Roberto Capodici di Acropolis. E l'esperienza informatica di Roberto Capodici. Buongiorno Roberto, benvenuto a Piazza Italia. Allora, questo c'è un messaggio straordinario. Io mi occupo di informatica e navigando su internet ho avuto modo di accorgermi di una truffa miliardaria ai danni degli utenti di internet stessi. Perché Bill Clinton ha detto ben fatto a questo ospite che è vicino a me? Se non l'avete ancora riconosciuto ve lo presento subito, è Roberto Capodieci. È stato definito lo sceriffo di internet Roberto Capodieci, 22enne mestrino che ha ricevuto, pensate, perfino i complimenti ufficiali del presidente americano Bill Clinton. Va bene. Lui ne ha solo 22 di anni, viene da Mestre ed è già un industriale, insomma, uno che ce l'ha fatta da solo. Pensate, quando aveva 5 anni si è appassionato ai computer e quindi a 9 ha inventato il suo primo videogioco, a 13 ha creato un club di servizi di assistenza e consulenza per computer, a 14 ha aperto una sua ditta individuale, di consulenza per il computer. Attualmente è un consulente informatico ed è stato nominato consulente tecnico informatico della Procura della Repubblica al Tribunale di Venezia. Quindi voglio dire, non so che altro ha fatto, mi chiedo cosa farà a 40 anni. Si chiama Roberto Capodieci. La possiamo definire lo sceriffo della rete? A soli 22 anni è uno dei maggiori esperti di informatica, utilizzato per la sua competenza da magistrati e poliziotti in delicate indagini svolte su internet. Per le sue imprese informatiche Roberto Capodieci era già stato soprannominato lo sceriffo di internet. Questo è Roberto Capodieci, esperto di sicurezza informatica. Nel mio sito di sicurezza informatica sono arrivate centinaia di segnalazioni di bollette astronomiche. Lui aveva un'azienda propria a 14 anni, a 13 anni aveva aperto una partita IVA, un'azienda di informatica, è vero? Come mai? Sì, sono stato uno dei pionieri dell'informatica in Italia. Ho cominciato fin da piccolo a studiare programmazione, la cosa ha funzionato, mi chiamavano e quindi... Insomma, è un altro business, eccetera. In London, we're at PXPO and NXT Booth. I'm Roberto. I'm Bas. Bas is here with us. My name is Roberto Capodieci. I eat blockchain for breakfast, a lot of it, as you can see. Grazie. Buongiorno Roberto Capodieci. Buongiorno a te, buongiorno a tutti quanti. Che presentiamo come esperto di Financial Technology, che è la specializzazione... Blockchain Zoo is an association of blockchain experts. Hello, my name is Roberto Capodieci, I'm indeed Italian. I apologize for taking so much of the real estate space here. Blockchain is made with a peer-to-peer network, which is a network of computers worldwide, where no computer is more important than the others, and is impossible to kill, because if you shut down a computer somewhere, two more comes up somewhere else. Something fantastic about blockchain is that it's ruled by mathematics. Mr. Roberto Capodieci! We are in Bali, Indonesia, and we are happy to discuss a little bit about blockchain technology. La possibilità di portare l'innovazione che l'Asia sta già vivendo e sta già portando avanti da anni qui in Europa. The wrong platform for a use case that is not adapted to it can bring this use case to risk to attacks. It's a legend that the blockchain is unattackable and it can be well done. I will be talking and trying to inspire you all about decentralization and blockchain. Il metaverso è una bella parola che sta vendendo cose che avevano nomi diversi in passato, no? This panel show introduce blockchain, as even though it's been already discussed, just to try to get a little bit of understanding.
So decentralization is a phase of the information technology era that we are in, right? Hey, you still there? Do you still care? The internet's the place if you've got something to share. You must do your part, so shout the truth loud. Tell us the message in your heart and you will feel proud. Save it in the blockchain, share it with the world. Permanent as ink stains, valuable as pearls. You know everybody here, even if you never talked. You know this is it, this is where you belong.